9:36 del 1 ottobre, cominciamo la prima diretta da Ion TV in diretta dal Congresso Nazionale. Siamo col Presidente Nazionale Saverio Cinieri e col Segretario Massimo Di Maio. Presidente, un convegno particolarmente importante, finalmente in presenza, si parte. Sì, siamo partiti col direttivo questa mattina alle 8, siamo pronti, abbiamo lavorato tantissimo per questo evento che raccoglie finalmente in presenza la comunità oncologica nazionale. Il direttivo e il presidente sono molto felici e soprattutto siamo felici di essere in questa novità che è lo studio di Ion TV, che è proprio uno studio televisivo e da cui trasmetteremo in questi giorni tutte le novità relative al congresso. Segretario, per 3 giorni la comunità oncologica italiana si riunisce a Roma, un congresso scientificamente rilevante. Beh, sicuramente, diciamo che se ne sentiva il bisogno, è piacevole sentire questo brusio delle persone che stanno iniziando a iscriversi, a venire qui in presenza dopo qualche anno un po', diciamo così, alternativo e difficile. Le novità scientifiche ci sono, per fortuna, nel senso che in molte patologie abbiamo tanto da confrontarci, tanto da discutere nelle varie sessioni, alcune saranno prettamente scientifiche sulle novità di letteratura e altre saranno anche, come dire, istituzionali e organizzative su vari aspetti della nostra attività clinica quotidiana, quindi non mancheranno i temi importanti. Abbiamo un programma molto fitto, abbiamo tante sessioni in parallelo, per cui a volte ci sarà anche l'imbarazzo della scelta di cosa seguire, a cominciare praticamente tra 20 minuti quando iniziano le prime sessioni educazionali importanti, ma anche tante altre sessioni in parallelo su temi altrettanto importanti. Quindi mi fa piacere poter immaginare già le aule piene, come era fino a 3 anni fa, e quindi mi fa piacere augurare un buon congresso a tutti. Presidente, una battuta finale, un congresso ovviamente per gli oncologi, ma anche attraverso Ion TV, un congresso aperto ai pazienti che arriva dall'istituzione e ai media. Sì, vogliamo raccontare la complessità dell'oncologia. Il claim del congresso è oncologia e complessità, come potete vedere sul programma, le nuove sfide per gli oncologi, perché la scienza non si è fermata durante la pandemia, anzi, per uno strano meccanismo è andata avanti molto più velocemente che nel passato, abbiamo tantissime novità da raccontare e diventa sempre più complessa poi la gestione del singolo paziente, perché abbiamo varie armi a disposizione, per fortuna, con efficacia sempre maggiore e con selettività dei pazienti sempre maggiore. Ci apriamo alla comunità dei pazienti, ai caregiver, ai media, tramite questa Ion TV e tramite tantissime attività che stiamo facendo, perché è importante che tutti insieme lavoriamo per un unico scopo, la battaglia contro il cancro. Le nuove sfide sono solo uno stimolo per la società scientifica per raggiungere i risultati sempre maggiori. Questa è una sfida grossa, il cancro diventa ormai una patologia molto frequente, ma dobbiamo fare in modo di guarire la maggior parte dei nostri pazienti e finalmente si può parlare in tante patologie di guarigione. Bene, partiamo, buon lavoro a tutti.